Quindi abbiamo confermato che l'Italia avrà 40.000 uomini delle sue forze dell'ordine che ruoteranno a disposizione delle operazioni dell'ONU, della NATO e dell'Europa, come già stiamo facendo, per dare un nostro contributo al mantenimento della pace e per aprire la porta della democrazia a molti sfortunati paesi. Quindi è stata una cosa, credo, assolutamente importante, perché nonostante le difficoltà del nostro bilancio, i tagli che abbiamo dovuto fare alle spese per rispettare l'impegno a non avere più deficit, a riportare perciò al nostro bilancio il debito pubblico sotto il 100%, impegno assunto dal precedente governo nei confronti dell'Unione Europea, abbiamo confermato la possibilità piena di continuare a svolgere questo nuovo nostro ruolo che ci vede in molte situazioni addirittura come terzo paese nelle situazioni che riguardano l'Europa, nelle situazioni che riguardano la NATO, come terzo paese per le presenze per gli uomini, di uomini e di armamenti sui vari teatri dove è necessaria la presenza di contingenti militari.